Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction dei Coldplay featuring Selena Gomez nel brano Let Somebody Go. Andiamo subito a ascoltarlo insieme. Let somebody go. We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around and then I loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know. Ecco qui Chris Martin con questa voce proprio particolare e, come dire, che lo identifica veramente in modo profondo, ha un approccio molto particolare al microfono e alla posizione del cantato. Infatti a questa posizione notiamo proprio questa predisposizione in avanti, dove appoggia proprio le labbra al microfono, ed è una sensazione che mi ha sempre dato di non aver paura di affrontare il suono in nessuna direzione. Quindi lui va dritto. In che senso? Tante volte tanti cantanti allontanano molto il microfono, a volte proprio perché quando si dà molto volume il microfono va allontanato per una questione proprio tecnica, però a volte si allontana anche per evitare difetti, sbavature. È un modo anche per fare un po', come dire, difendersi da magari delle difficoltà o della una situazione poco, magari poco sicura in alcuni punti. Adesso così ho spoilerato un po' alcuni trucchetti, però lui invece dritto sul microfono lo affronta proprio appoggiandosi in modo importante e lascia uscire questa voce con questo chiaramente falsetto soffiato, l'avete subito sentito. Quindi questa voce sfiatata, questa voce molto morbida, tra l'altro, con questi movimenti anche laringe particolare, se vedete, in alcuni passaggi di attacchi delle frasi, quindi queste frasi alcune proprio prese da sotto e portate poi a leggerezza. Però la sua voce è veramente morbidissima, estremamente a suo agio e sicuramente senza tensioni. Andiamo avanti, sentiamo come approccia al resto. It's like so to let somebody go. Ecco, la voce di lei è chiaramente molto meno particolare, un po' più naturale, un po' più pulita, piccolina, sottile. Ovviamente questa traccia è molto editata, quindi è anche molto difficile sentire le sfumature. Non ci sono molte sfumature, è molto dritta, non ci sono dinamiche particolari da definire. Invece nella voce di lui, che esalta il brano e spunta fuori proprio tra le tue voci, si sente come lui cerca di riempire con questo suo modo un po' spinto, ma sempre nel giusto limite, che gli dà questo suono in M1, dove lui cerca di tenere proprio sempre la voce. E caratteristica appunto di Chris Martin è questa voce in M1 poi spezzata con il falsetto caratteristico suo, ma rimane sempre un po' sabbiata questa voce che lui ha, anche se tende ad andare un po' nasalizzata anche come suono, ma questo timbro un po' sabbiato.
che lui porta quando riempie in una nasalizzazione, come se, se a volte mi viene in mente un po' come se qualcuno avesse un po' un raffreddore molto lieve, perché ha questa sfumatura che non è proprio nasalizzazione standard, è proprio una caratteristica del suo timbro, però che affronta questi risonatori in modo armonico e che ovviamente siamo abituati a sentire che gli stanno benissimo. Andiamo avanti. Qui mi viene da dire che comunque lei rimane sempre su una soglia abbastanza uniforme, anche nella salita, in queste note più acute. Lui invece, quando scende nelle note più gravi, ha questa voce avvolgente e meravigliosa che riempie anche con questa leggero abbassamento della laringe, non esagerato, ovviamente molto affine, cioè molto vicino anche a quello che fa poi. Però tiene questa laringe molto morbida e un po' più appoggiata nelle basse, e poi quando sale la tiene un po' più rigida e un po' più alta, e che dà questo senso di voce in M1 che abbiamo detto prima. Eccola qui, l'avete sentita subito la differenza tra prima, ascoltiamo la nota grave più morbida, più ampia, e poi più rigida nella nota un po' più alta. Ascoltate lui. Bello morbido. E adesso un po' più rigido. E anche armoniche più alte, no? Chiaramente anche perché... Eccolo qui, l'abbiamo sentito in diretta. Chiaramente anche perché la nota sale, quindi le risonanze sono, le frequenze sono diverse, quindi, ma anche per una posizione proprio sua strategica. E qui proprio mi ha fatto esattamente quello che abbiamo detto prima, quindi il passaggio spezzato. Se riascoltiamolo subito. E lei invece è partita forse come primo approccio un po' particolare dall'inizio della canzone con un vocal fry che poi ha soffiato nella nota più alta, quindi ha messo anche lei una piccola particolarità nella voce. Qui in questa ultima nota lui ha un attimo avuto un momento di incertezza, lo si vede anche dal volto, però bellissimo. Lui ovviamente si distingue tantissimo nelle due parti, lei adesso in quest'ultima parte riesce a dare un po' di più a livello vocale, quindi dare un po' più di belting, un po' più di suono, e sempre rimane molto preciso e molto elegante nella sua dinamica. Chiaramente tra le due voci spicca molto di più la voce di lui perché è più particolare, quindi bellissime, comunque intonatissimi, stanno molto bene queste due voci insieme. La voce di Selena Gomez molto come dire lineare, morbida, elegante, che ha dato un po' di più in questa ultima parte, e invece la voce di lui che spicca per questa timbrica particolare che avvolge, cioè proprio
a me almeno particolarmente, lui dà sempre questo effetto molto emotivo nella voce, anche per questa sua particolarità di suono. Chiaramente per lui, quando si va in note più alte, più da controllare da un punto di vista più tecnico, è meno tecnico di Selena Gomez, che invece proprio approccia, almeno da questo video, la voce in modo molto tecnico, molto sicuro, molto stabile. Per lui invece c'è più una sensazione di sporcare la voce, anche più emotiva, quindi un po' meno controllo, almeno nelle parti alte, rispetto invece alle parti più gravi, che lui controlla molto molto meglio, e i falsetti anche li controlla molto bene. Bellissima performance, sempre molto emotiva, molto, come dire, ti portano in un altro universo i Coldplay. E, bella questa abbinata con Selena Gomez, molto elegante. Lui, abbiamo visto allora a livello tecnico come arriva in difficoltà nel tenere una voce, diciamo, in belting più sicura, quindi la spinge sempre, arriva un po' al limite del limite del limite, e infatti qualche volta la porta un po' graffiata questa voce in questa zona, mentre controlla molto bene basse e falsetto. Per quanto riguarda Selena Gomez, invece, è molto precisa in tutto. Ora, questa traccia era molto editata, molto anche rimisurata, bisognerebbe vedere un vero live, però nell'insieme abbiamo detto un po' tutto quello che potevamo dire per questa performance. Credo che valga la pena riascoltarla tutta intera per entrare dentro, magari ascoltandola con delle belle casse che hanno un suono più avvolgente. Ve lo consiglio, perché i Coldplay hanno questa particolarità di usare tutti questi suoni. Ecco, non parliamo mai della parte musicale, però è molto interessante. Loro hanno creato sicuramente anche una loro dimensione musicale, che è importante da dire, e che io tra l'altro amo moltissimo, soprattutto i primi Coldplay, ma adesso vedo l'evoluzione che hanno avuto e stimo molto anche questo loro rimanere sempre al passo con una musica nuova, una musica sempre innovativa. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, un commento. Se ti va, scrivimi attraverso i social proponendomi altri video reaction come questi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!